fatemi dormire fino alla morte. Fatemi dormire fino alla morte. Ecco qua. Corriere della Sera, martedì 15 febbraio 2017. Oggi è il giorno successivo alla festa degli innamorati, perché lo sapete, vero, che ieri 14 febbraio era San Valentino. Lasciatemi dormire fino alla morte. E è questo signore che chiede che lo si faccia dormire fino alla morte. C'è anche scritto che egli ha sempre amato la vita, egli l'ha sempre amata la vita, e sono diversi anni che si trova in questa condizione, però egli dice di averla sempre amata la vita. Il Vaticano è molto preoccupato, il Vaticano. Non si lasci tutto all'autodeterminazione. Vaticano, ma noi abbiamo il libero arbitrio, no? Non abbiamo il libero arbitrio. Essendo noi fatti a immagine e somiglianza di Dio, avendo Dio il libero arbitrio ce l'abbiamo pure noi, no? E allora nel libero arbitrio non rientra pure la possibilità di scegliere tra la vita e la morte? È la dottrina cattolica, no? Che dice che noi abbiamo il libero arbitrio, è un dono il libero arbitrio. Uno, libero arbitrio vuol dire che si può scegliere. Nel 1500 ci fu la grande polemica in Europa sul libero arbitrio, perché il cristianesimo cattolico sosteneva e sostiene che c'è il libero arbitrio, e Erasmo da Rotterdam scrisse la celebre opera del libero arbitrio. Invece Martin Lutero, fondatore del cristianesimo protestante, cristianesimo luterano, scrisse l'opera opposta, De servo arbitrio, ma qua siamo nel cristianesimo cattolico, per cui il cristianesimo cattolico sostiene il libero arbitrio. Quindi noi possiamo scegliere tra la vita e la morte. Possiamo scegliere tra la vita e la morte, è appunto autodeterminazione. Essendo noi fatti l'immagine e somiglianza di Dio, poiché Dio possiede il libero arbitrio, è chiaro che Dio possiede il libero arbitrio, ci mancherebbe altro che Dio fosse limitato. E noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, quindi anche noi abbiamo il libero arbitrio. Il libero arbitrio in questo caso di scegliere tra la vita e la morte. Sì, ma la dottrina cattolica ti risponde: no, no, dice, la vita è un dono, la vita è un dono, è un dono di Dio. È un dono, comunque Dio te l'ha data e solo Dio te la può togliere. Vabbè, qua va precisato però che questo dono è uno come libero arbitrio lo poteva pure rifiutare, no? Perché c'è il mondo dei nascituri, il mondo dei nascituri. I nascituri sono coloro che dovranno nascere. E Dio dovrebbe chiedere ai nascituri se vogliono o non vogliono nascere. E siccome Dio non l'ha mai chiesto ai nascituri se vogliono o non vogliono nascere, i nascituri, una volta che vengono messi al mondo, potrebbero anche rifiutarlo il dono. Non vedo dove sia il problema. Io, per esempio, cari amici, io per esempio, non ce l'ho la SLA, non ce l'ho la SLA, sono sano come un pesce, sono sano come un pesce. Forse non sono sano nel cervello, forse nella mente, si dice, perché una decina d'anni fa un caro amico, in calce a un mio video, scrisse: il tuo cervello
è stato rovinato dalle droghe avariate? Io gli ho risposto, no, il mio cervello non è stato rovinato dalle droghe avariate, e il mio cervello è nato proprio così. Allora, io non ho avuto, non ho nessun problema, nessuna malattia, eppure la vita non l'ho mai amata, mai, ma neanche da giovane, neanche da giovane, quando correvo appresso alle donne, quando andavo nelle case di tolleranza, nei prostriboli, i lupanari, le case chiuse, le case di tolleranza, e mi piaceva tanto andarci. Però io, vi dico la verità, non ho mai amato la vita. Mai, ma neanche da giovane, ripeto, neanche da giovane. Non sono mai stato un adoratore della vita. E tutto sommato la penso come il saggio Sileno, il saggio Sileno che era tanto amato da Nietzsche, il saggio Sileno, colui che ebbe un dialogo con Remida, il Remida, sapete, il famoso Remida, quello che poteva trasformare in oro tutto ciò che toccava, vabbè. E il Remida una volta chiamò, siccome si era sparsa la voce della saggezza di Sileno, questo uomo anziano saggio, allora Remida chiamò alla sua corte, chiamò Sileno e gli chiede, senti Sileno, dimmi, tu che sei saggio, dimmi qual è il bene per me. Sileno, di a me, io sono Remida, dimmi qual è il bene per me. E Sileno taceva. Allora Remida riformulò la domanda e Sileno continuava a tacere. A un certo punto Remida si spazientì, dice, insomma Sileno, dimmi qual è il bene per me, e Sileno si mise a ridere, e poi disse, ah Remida, tu vuoi sapere qual è il bene per te? Bene, il bene per te sarebbe che tu non fossi mai nato, però poiché ormai sei nato, il bene per te è di morire subito. Sì, sì. Poi Menandro, il grande poeta Menandro, siamo sempre nel mondo greco, la Grecia antica, il poeta Menandro diceva che sono amati, cioè coloro che sono giovani sono amati dagli dèi. Ecco, quindi io, senza conoscere il saggio Sileno, senza conoscere Menandro, io sin da giovane non ho mai amato la vita. E io penso che se io non fossi nato non avrei avuto nessun problema da risolvere, e tantomeno avrei avuto da risolvere il problema della mia morte, perché sapete che io vi ho fatto la grande distinzione tra la morte e il morire. Io ho messo con le spalle al muro il filosofo Epicuro, e ho messo con le spalle al muro anche il grande matematico, il grande logico, il grande saggista italiano, Piergiorgio Di Freddi, che dicono che la morte è una cosa da niente. Sì, la morte è una cosa da niente, ma è il morire che è una cosa brutta. E questo signore conosce il morire da tanto tempo. Lo ha accettato il morire, perché questo signore ama la vita, però a un certo punto non ce l'ha fatta più, e adesso ha chiesto che insomma che lo si addormenti, non c'è niente di male, no, passare dalla morte al sonno, niente di male. Però la Santa Sede è tanto preoccupata, cari amici, vedete quanto è preoccupata la Santa Sede? Non si lasci tutto l'autodeterminazione, perché c'è scritto qua che non è, il singolo non deve decidere da solo, capito? Perché ci sono le strutture sanitarie. Sì, un po' come nelle case di riposo. Ho già parlato delle case di riposo, no? È un business eccezionale,
che tengono in vita a tutti i costi, perché le case di riposo mettono in moto tutto il personale. Tanti medici lavorano nelle case di riposo, gli infermieri, gli assistenti e le assistenti, tutta gente che tiene famiglia. Per ogni anziano che muore ci sono problemi occupazionali, allora ti tengono in vita. Sembra quasi che lo facciano per bontà, sembra quasi che ti vogliono bene, ti tengono in vita così a lungo, ti tengono in vita col sondino, ti tengono in vita in tutte le maniere, ti tengono in vita e sembra quasi che sia un'esplosione collettiva di bontà. Penso magari amici, queste sono le mie considerazioni, eh. Queste sono le mie considerazioni. Sergio Sileno, Menandro, poi vorrei citare l'opera del grande saggista francese morto qualche anno fa, Émile Cioran, una delle sue opere più belle, intitolata L'inconveniente di essere nato. L'inconveniente di essere nato. Nascere è un inconveniente. Perché dal momento in cui nasci tu devi risolvere un sacco di problemi, devi risolvere, sino al terribile problema terminale che è quello del morire, non la morte. La morte è una sciocchezza. Sì, Epicuro diceva che non devi temere la morte, perché quando ci sei tu non c'è la morte. Quando c'è la morte non ci sei tu, e vabbè, ma Epicuro doveva esaminare il morire doveva esaminare Epicuro, il morire, cioè l'indescrivibile sofferenza che precede la morte e che può durare un tempo lunghissimo, un tempo incommensurabile. Ecco cari amici, queste sono le mie amare considerazioni su ciò che avviene. Ciò che avviene, d'accordo? D'accordo, cari amici? Bene, ecco qua. Bene, qua mi fermo e a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.